Allora, da questo belvedere sul fiume Liro, siamo in località Pietrapica, si nota il luogo dove dovrebbe sorgere l'edificio della centrale idroelettrica del Triro. Come si vede, è un luogo assolutamente integro dal punto di vista naturalistico, che verrebbe quindi compromesso dalla costruzione della centrale, quindi dagli spianamenti, dall'urbanizzazione che ne deriva. Perché oltre all'edificio della centrale, poi dovrebbe essere costruita la vasca di restrizione delle acque. E Certo. quindi si aggiungerebbe ulteriore cemento. Edifici in cemento armato e anche grossi, non Cioè, piccoli. è un luogo anche di culto importante, perché siamo nei pressi del Romitorio del Beato Giovanni da Caramola, e quindi alla valenza naturalistica si aggiunge quella storica, religiosa e antropologica. Ovviamente il rumore delle turbine potrebbe rovinerebbe sicuramente il silenzio, la pace di questi luoghi. Qui siamo sulle rive del Friuli, proprio sotto il romitorio del Beato Giovanni da Caramola. Siamo in zona 2 del parco, però questo è il tratto più integro e selvaggio, veramente wilderness del Friuli. Cioè il tratto che va da questa zona fino ad arrivare alle pietre tonanti a Bosco Magnano. Questo è il tratto di fiume più bello, a mio giudizio almeno. Del frio, più selvaggio, che Beh. meriterebbe di essere inserito in un'area wilderness vera e propria per la sua integrità. È un luogo bellissimo, poi soprattutto qui c'è una tranquillità meravigliosa, è davvero un paesaggio stupendo. Se fate attenzione, si possono vedere nell'acqua le piccole, i giovani esemplari di trota, trota fario, che vivono in questo bellissimo laghetto. Ovviamente gli effetti della centrale andrebbero ad esaurire o comunque a ridurre di molto la presenza di acqua, rischiando di danneggiare questo importante ecosistema. Quindi non soltanto la problematica paesaggistica, ma anche quella ecologica.